Ciao a tutti, io mi chiamo Alessia e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi spacchetteremo insieme una LOL. Devo provare un indizio. Oh. Avevo già visto su un video questo indizio. Secondo strato. No, si è rotta. Via carte. Ora troveremo gli adesivi. Può cambiare colore, sputare, fare la cosa misteriosa, piangere e fare la pipì. La bolla è dorata, quindi è una rara. Fatto. Un tatuaggio. Un videogioco, forse ho capito chi è. È una piccola scienziata. I buchi sono giganti. Togliamo questo. Ora andremo a vedere cosa c'è dentro. E inizio da quelli fucsia. Si possono anche togliere. Ma questi sono più fini. Io li metterò dopo. Anzi, prima li tolgo tutti. E c'è la cordicina. Abbiamo finito. Se controlliamo su tutti, fatto. Ora lo mettiamo sulla cordicina e facciamo pop. Cody! Wow! Sono neri e glitter e oro glitterati. Sono esplosi dappertutto. Qua c'è il booklet che è ancora fino, anche i wolfi, e coriandoli li spostiamo. Ora andremo a spacchettare tutto. Biberone grigio glitterato, no, grigio e turchese. Mi aiuto con le forbici. Le scarpette sono così, hanno i lacetti, sono turchesi con i lacetti rosa. Wow, il vestitino mi sembra un supereroe. Eccolo, dopo andiamo a togliere la roba.
prima bustina. Occhiali grigi. Già, sono tutti grigi. Non ho ancora capito chi è. Qua c'è la nostra lui. La troveremo ovviamente spaccata. So già che cambiano colore perché si vede. Allora ora la andremo a vedere sul booklet. Mi sembra tanto la Unicorn. Cosa vedi? No, non è. No. Vediamo. Ah, è lei! È un'ultra rara, non è una rara. Vabbè, si chiama Glamstronaut. Fanno parte del club astronauta, anche a lei. Anche se io credevo che era lei, ma non importa. Coriandolini. Questo non ci serve. Ora andremo a vedere cosa fa. Qua dice che può fare la cosa misteriosa o fare la pipì. Secondo me cambia colore. Sputa! Ma non c'è scritto che sputa. E ovviamente cambierà di colore. Là non c'è scritto che cambia colore. E con il caldo. Con il caldo diventano chiari. Aspettiamo che l'acqua diventi bollente. Gli diventa la frange bianca e i capelli verdi chiari. E con l'acqua fredda si diventa tutto scuro, ora le luci sono chiari. E la andremo a provare in freezer. Ieri fuori ho raccolto un chilo di grandine. Perché ha fatto la tempesta. Ecco come cambia colore. Ma lo andremo a vedere dopo. Cambia colore e sputa. Non ho mai trovato una LOL che piange. Ok, intanto che aspettiamo, vado a riordinare un po'. Intanto ci facciamo il tatuaggio. Ok, ho preparato tutto. Ora mi farò il tatuaggio. Ecco. Me lo metterò sul dito. Aspetta che ce li ho bagnati. Aspettate, lo vado a ribagnare un pochettino. Credo che sta uscendo. Aspetto un altro pochettino. Tolgo. Chiudi la tenda.
Sì, è venuto. Eccolo. Si era già tolto un po' da solo. Eccolo. Che bello. Eccola. Ora aspetto solo che... Vabbè, eccola. Ora provo a togliere un pezzo di grandine. Ecco. Bene, mi è caduto. Ieri ha grandinato da voi. Un pezzettino grosso ci riesco. Se vedete si sta colorando subito. Vedete? Solo che appena mollo non ci riesco. Prima foto. La prova di mettere in freezer. Forse la va meglio. Ora metterò l'adesivo alla bolla. Buttare. È cambiata di tantissimo. Ha tipo una collanina qua sopra. Ed è diventata tutta viola, è bellissima. E ora passerò a vestirla. Aspettate che prima li tolgo tutto il colore. Ok. Io volevo tanto la unicorn. Mi sembrava la unicorn. Davanti è venuto benissimo, dietro uno schifo. Dopo vi farò tutta vedere la collezione. E vi farò vedere cosa faranno. Eccola qua. La nostra Lolla. Però ha i piedoni giganteschi. Ma con gli scacchi. Un po' come la nostra... della nostra Lolli. Ora andrò a prendere le altre LOL. Vado. Ecco tutte le mie LOL. Fine del video. Ci rivediamo. Ciao ciao, ci rivediamo alla prossima avventura.